3.475 domande per soli 34 posti, la maggior parte provenienti dall'estero. Sono i numeri che sanciscono il record storico di richieste per accedere ai corsi di dottorato di ricerca arrivate agli uffici di EMT. Con una impennata del 90% rispetto allo scorso anno e una media di 110 domande per ogni singolo posto messo a disposizione attraverso le 34 borse di studio offerte dalla scuola, IMT conferma la sua grande capacità di attrarre allievi altamente qualificati. Questo ci permette sicuramente di poter scegliere, avendo un rapporto così elevato, i migliori studenti da qualunque parte del mondo essi vengano, cioè gli studenti che si sono laureati con motivazione, con successo, con determinazione, quelli che guardano al futuro chiedendosi il perché delle cose, e credo che con un'accurata scelta per i quattro differenti track, i quattro differenti percorsi di dottorato di ricerca che noi abbiamo e che sono tra di loro anche intrecciati in quest'ottica multidisciplinare che la scuola da sempre ha avuto e che quest'anno si è particolarmente rafforzata, io credo che così facendo possiamo veramente contribuire a formare la classe dirigente internazionale, così come già è accaduto e vogliamo continuare a farlo. Per arricchire la sua offerta formativa, la scuola IMT si sta dotando in questi mesi degli strumenti necessari per attivare un master di primo e secondo livello. La scuola da quest'anno inizia anche corsi di master. Noi non abbiamo mai avuto corsi di master. I master sono corsi che durano solitamente un anno, hanno finalità diverse da quelle del PhD, cioè del corso di dottorato, si rivolgono a un'utenza, se vogliamo, anche diversa, hanno un impatto professionale più immediato, cioè formano sempre nel percorso post laurea in campi specifici le persone che vogliono approfondire alcuni aspetti, e quindi il master credo che sia anche un'iniziativa che porterà a stringere ancora di più il rapporto col territorio, con le realtà professionali, industriali, imprenditoriali e istituzionali del territorio.